Bene amici di Adelblog.it, oggi scopriremo in questo unboxing il contenuto della confezione di uno smartphone alquanto interessante. Scopriremo adesso insieme nel titolo di cosa si tratta e vedremo insieme la confezione e che cosa contiene. Ebbene sì, dopo non poche peripezie per procurarci questo dispositivo top di gamma che abbiamo tardato un po' nel recensirvi, oggi vi presentiamo finalmente il contenuto della confezione di OnePlus One. Il terminale di provenienza cinese, molto chiacchierato da diverse settimane in rete, che adesso andremo ad analizzare per quanto riguarda la sua confezione di vendita. Innanzitutto il dispositivo vi arriverà a casa qualora decideste di acquistarlo in questa confezione di cartone, che conterrà, oltre allo smartphone e tutti gli accessori, diciamo in questa confezione secondaria che contiene il caricabatterie, come vedete, che permette anche la ricarica veloce del dispositivo. Ovviamente questo qui ha la presa cinese, essendosi il dispositivo di provenienza appunto cinese, con la possibilità di utilizzare gli adattatori per le prese europee. E qui da questo lato abbiamo l'ingresso ovviamente USB per, diciamo, la carica del dispositivo. Andiamo a vedere invece cosa contiene la confezione dello smartphone. Diciamo una confezione molto elegante per questo OnePlus One, che adesso andremo ad aprire insieme, sempre ha intenzione di uscire. Vediamo con qualche difficoltà. Andiamo ad aprire la confezione. Vedete questa confezione molto molto elegante. Andiamo ad aprirla in questo modo e come vedete abbiamo subito in sovraimpressione lo smartphone. Una confezione che sicuramente vi ricorderà molto quella dell'Oppo Find 7A che abbiamo provato nelle scorse settimane, dato che ovviamente l'azienda è, diciamo, di simile provenienza. Abbiamo questo, diciamo, il cellulare appoggiato qui sulla parte superiore da spostare con questo, diciamo, con questa piccola parte in plastica. Abbiamo poi, per quanto riguarda gli accessori, un cavo USB completamente in rosso e bianco, che sono i colori appunto dell'azienda cinese. Un cavo USB veramente molto bello esteticamente, con anche la tecnologia per l'antingarbugliamento dei cavi, che quindi ci permette di avere un cavo sempre privo di nodi. Abbiamo poi qui la graffettina per rimuovere la SIM in questo piccolo involucro di plastica, e poi abbiamo anche il manuale per le istruzioni, che ovviamente è in lingua cinese, essendo il nostro dispositivo, come vi dicevamo, di provenienza cinese. Il dispositivo, questo OnePlus, che sicuramente tutti già conoscerete, è un device che si colloca nel segmento top di gamma, ma con l'unica differenza che è nel prezzo. Prezzo veramente molto concorrenziale rispetto a tutti gli altri dispositivi con le caratteristiche molto simili a questo device che sono in circolazione, quindi si parla di ufficialmente 269 € e 299 € per la versione rispettivamente da 16 e 64 GB di memoria interna. Per quanto riguarda l'hardware di questo dispositivo, abbiamo un display da 5,5 pollici Full HD, un processore Snapdragon 801 paragonabile a tutti i vari Galaxy S5, LG G3, HTC One M8, quindi come prestazioni siamo veramente alla pari. Abbiamo una fotocamera poi da 13 megapixel con doppio flash LED, con la possibilità anche di registrare video in 4K, quindi in Ultra HD ad altissima definizione. Abbiamo altoparlante collocato qui nella parte inferiore del device, e qui il connettore micro USB affiancato dal microfono principale. Sul lato sinistro abbiamo diciamo, il forellino per la SIM in formato micro, e qui il bilanciere del volume, mentre sul lato destro solamente il tasto di blocco, sblocco e accensione. Sulla parte superiore, secondo microfono per attutire i rumori e jack da 3,5 mm per le cuffie, che ovviamente non sono comprese all'interno della confezione di vendita. Qui davanti abbiamo la fotocamera da 5 megapixel e l'altoparlante diciamo di sistema, affiancato appunto dal sensore di prossimità e sensore di luminosità automatica per regolare appunto la luminosità del display in base alle varie condizioni di luce. Un dispositivo che ci sta piacendo davvero molto e che vi presenteremo a brevissimo nella nostra recensione completa, quindi restate sintonizzati e scopriremo tutti i dettagli di questo OnePlus One. Per Android Blog, Nicola De Cillis.